Ok, adesso vediamo un revolver, il nostro primo revolver che recensiamo nel canale, ragazzi. Allora, ve lo faccio vedere, prima di maneggiarlo, vi faccio vedere che il tamburo è scarico, non ci sono colpi dentro e maneggiamo l'arma in sicurezza. Allora, iniziamo la recensione di questo revolver e partiamo con un pezzo che si colloca nella fascia medio-bassa dei revolver sul mercato italiano. Allora, questo qui è un revolver fatto in Germania dalla Weyruch, la vecchia Arminius, ed è il modello HV357 Hunter. A livello di punzoni ve li faccio vedere, abbiamo il punzone del 357 Magnum del calibro sulla parte sinistra della canna e poi la denominazione del modello Hunter che è sulla parte destra. Non so se riuscite a vederlo bene. Allora, partiamo subito col dire che è un revolver molto molto economico. È quello che possiamo dire più economico nel mercato italiano. A livello di materiali costruttivi troviamo il fusto che è in lega, ma è una particolare lega denominata lega di Zama, ossia contiene zinco e alluminio. Questo ne determina, diciamo, un basso costo di produzione a livello di costi economici, ma ne determina una leggerezza che comunque impugnandola non esclude la robustezza dell'arma, perché comunque io l'ho impugnata e ho avuto una discreta sensazione di robustezza, nonostante il livello costruttivo e le rifiniture non siano quelle di uno Smith & Wesson o di un Colt, capiamoci. Quindi ha un discreto livello di robustezza. A livello meccanico spara sia ad azione mista che ad azione singola, quindi col cane abbassato in doppia azione spara e naturalmente la precorsa e lo scatto sarà molto più lungo e molto più duro, e spara anche ad azione singola armando il cane. Poi dobbiamo anche dire che non è l'unico modello che la Weyruch produce, in quanto ci sono altri modelli, che sono l'HV38 e l'HV22, che sono rispettivamente in calibro 38 Special e 22 Long Rifle. Ci sono varie tipologie di queste pistole per quanto riguarda la lunghezza di canna. Infatti questa qui ha una canna da 2 pollici e mezzo circa, quando ci sono modelli, soprattutto per quanto riguarda i modelli in 22 dell'HV22, che hanno anche canne di 4 pollici e mezzo fino a 6 pollici. Il modello Hunter, questo qui, a differenza del normale HV357, ha praticamente la presenza della bindella ventilata qui sopra, come notate. Ora non si riesce a vedere bene perché comunque la canna è molto corta ed è di 2,5 pollici, però comunque il modello Hunter ha questa particolarità, ha la bindella ventilata nella canna. E poi a livello di mire, il mirino devo dire che è discretamente ben fatto, per un'arma di questo costo e di queste rifiniture lo pensavo peggio, e la tacca di mira è regolabile, mi sembra, per quanto riguarda in derivazione, comunque non ci ho smanettato tanto, quindi non vi so dire esattamente, comunque è regolabile, questo sono sicuro. Poi per quanto riguarda i vari punzoni, abbiamo qui innanzitutto il numero di catalogo sul fusto dell'arma, sul telaio dell'arma. E poi abbiamo la scritta Made in Germany e la città dove viene prodotta, il luogo dove viene prodotto. Abbiamo detto che il fusto è in lega di Zama. E per quanto riguarda invece la canna invece è in acciaio, quindi mantiene la struttura del fusto in lega di Zama solo nella parte diciamo bassa dell'arma, quindi quello che è il telaio e il fusto vero e proprio. Per quanto riguarda invece il tamburo e la canna, si parla sempre di acciaio. Come peso siamo intorno agli 800 grammi a arma scarica in questo particolare modello, poi i modelli con canna più lunga peseranno naturalmente qualche grammo in più. Non è un'arma, io ve lo dico, non è un'arma adatta a lunghe sessioni di tiro, perché comunque si colloca su una fascia medio-bassa nel mercato italiano. Questa è un'arma più che altro adatta per sparecchiarci qualche cartuccia in poligono e metterla nel cassetto per una difesa abitativa. Questo è il discorso.
Le finiture comunque lasciano a desiderare perché, come detto prima, ha un basso costo di produzione, ma imbracciandola comunque, anche se non l'ho provata in poligono personalmente, dà una discreta sensazione di robustezza. E per chi comunque la vuole utilizzare per difesa abitativa da mettere nel cassetto e vuole comunque spararci solo qualche colpo in poligono senza sessioni relativamente molto lunghe, credo sia un buon acquisto. A livello di costi, la faccio vedere dall'altra parte. A livello di costi siamo sui 250-300 euro, massimo 350 in alcune zone d'Italia, ed è diciamo, un discreto rapporto qualità-prezzo. Ed è tutto qui. Lo faccio vedere di nuovo. Questa è la parte superiore. Facciamo vedere un attimino il particolare del tamburo, delle camere del tamburo, con l'estrattore a stella. E la parte davanti del tamburo. Questa versione ha una lunghezza totale con la canna da 4 pollici e mezzo di circa 102 mm. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.